questa è l'applicazione Smart, sottolineiamo proprio Italia, quindi di master europei, ma è quella per i test che si possono svolgere sia online sia offline. E proprio questo è stato interessante, perché non esistono i problemi che possono sorgere nelle aule laboratorio, cioè abbiamo trovato la soluzione. Per effettuare il test, il vostro tablet, ognuno di voi sarà dotato di un tablet, genera automaticamente il test a fine blocco. Quindi ogni singolo tablet diventa in pratica un server, senza bisogno di un server centrale. Ognuno di loro è un server e in grado di generare il suo test. Quindi anche la tecnologia di master europei ricalca la sua metodologia e la sua cultura. Responsabilità a ciascuno di voi. E poi un'altra bella tecnologia collegata a una prepaid, ora sarà un bancomat, per cui cercavamo di sensibilizzare la scorsa edizione i ragazzi Comfort a essere più frequenti, e avevamo offerto 25€ se facevano almeno il 90% di presenza. Ma sapete qual è stato? Sì. Sapete qual è stato il risultato? Che abbiamo ottenuto quasi il 100% di presenza. Lo ripresentiamo quest'anno aumentando la paghetta mensile sia durante i 2 mesi in Polonia, sia durante i 3 mesi di stage, a 50€. Valore alla presenza e valore al tempo che dedicate a noi e a voi stessi, perché il datore di lavoro, master europei, apprezza molto la vostra presenza sul posto di lavoro. Andiamo avanti con un tema molto importante, avvicinandoci pian piano a tantissimi ragazzi che hanno trovato collocazione professionale in Italia, in Polonia, a Dublino, in Europa. E parliamo dei diplomi di carta. Avevamo parlato del valore della carta moneta in riguardo della laurea, quindi questo diploma è solo carta. Molti studenti sono focalizzati ancora sul valore di questa carta. Ho ottenuto il diploma di laurea, ho ottenuto il diploma di master. Noi trattiamo il diploma come carta moneta, cioè vale se dietro questa carta c'è un collaterale, che è il posto di lavoro. Cioè se io ho 100€ e vado in un negozio, do 100€ e mi danno uno smartphone. Vado da un operaio, gli do 100€ e lui lavora per me. Dietro questa foglia di carta c'è un collaterale. Dietro il nostro diploma c'è un collaterale di grosso valore, il lavoro che piace, con l'81% di placement aritmetico. E cominciamo a vedere i primi esempi con la nostra filosofia, vero Daniela? Sì, filosofia montessoriana, che parte da un mantra, quello lanciato da Steve Jobs, che noi abbiamo incarnato nei nostri valori: "There is no reason not to follow your heart." Non c'è motivo per cui non si debba seguire il cuore, anzi è quello che master europei incoraggia. Trovare il lavoro che piace significa dare voce al desiderio che urla dentro. Cosa voglio fare nella mia vita? Che lavoro voglio svolgere? E in effetti, una carrellata molto veloce, abbiamo scelto solo 3 esempi per paese perché sono tantissimi e non ci possiamo dilungare. Il sogno di Isa era inizialmente in bianco e nero, perché Isa voleva svolgere il suo stage presso l'Europarlamento. Isa è una giornalista e voleva seguire i lavori di un europarlamentare all'interno dell'Europarlamento. Questo sogno le sembrava molto nebuloso, molto lontano, però ce l'ha espresso, noi l'abbiamo incoraggiata a dircelo, a esprimerlo, e sai cosa è successo, Giovanni? E questo quindi sogno finalmente ci siamo attivati! Quindi diteci voi quello che volete fare, anziché andare a guardare le convenzioni stipulate dall'università, che nell'epoca di internet diventano immediatamente vecchie. Seguite il vostro cuore, diteci quello che volete fare. Isa vuole fare lo stage all'Europarlamento? Ok, andiamo guardando il nostro network dell'Europarlamentare Lorenzo Cesa, grazie al mio amico Sergio Adamo. Fissiamo un appuntamento alla direzione generale dell'UDC a Roma e negoziamo lo stage retribuito a 1.200€ al mese, sì? E quindi, caspita,
Ha trovato lo stage che piace, Isa. Il suo sogno si è colorato. In effetti il diploma uguale carta moneta le è stato consegnato direttamente sul posto di lavoro. Bellissima questa foto. Anche Francesco, sai, ha ricevuto il suo diploma carta moneta sul posto di lavoro. All'inizio Francesco, che vedete in foto, affiancato dalla console onoraria per l'Italia in Polonia, Monica Kwiatkowska, qui era in una fase, durante la fase didattica, riceveva come premio motivazionale una maglietta di Master Europei, come tanti premi ci sono durante lo svolgimento della fase didattica. Il sogno di Francesco è venuto un po' per caso. Lui passeggiava per le strade di Varsavia, San Giovanni, ed è transitato davanti alla prestigiosissima catena del Marriott. Lui seguiva un percorso in turismo, quindi con il nostro master nell'ambito turistico. E quindi coerente con il suo corso, vede il Marriott, lui vuole vivere nel lusso. E il nome che ci dice, voglio fare lo stage al Marriott. Ce l'avete la convenzione con Marriott? No, andiamo dal Marriott e andiamo a negoziare con i dirigenti. Quindi gli diamo il tag NFC perché noi controlliamo i nostri ragazzi anche sul posto di lavoro, se sono presenti, soprattutto controlliamo anche i dirigenti. Ma sono presenti. Dirigenti, sì. E poi che cosa è successo? Dopo due giorni quelli del medio hanno cacciato Francesco. L'hanno cacciato. Perché l'hanno messo al ristorante a fare esperienza, lui ha cominciato a lamentarsi con i suoi colleghi, i colleghi hanno riferito alla dirigente e dopo due giorni l'hanno spedito via. Siamo intervenuti noi, abbiamo negoziato la seconda chance per Francesco, indicandogli la strategia giusta, cioè mantenere inalterata l'ambizione e contemporaneamente tenendo un basso profilo. C'è riuscito sì, vero Daniela? Sì, c'è riuscito con tutti i plausi e le congratulazioni. Eccolo qui sul posto di lavoro nella Hall del Marriott, che riceve il suo bel diploma, riceve le congratulazioni direttamente sul posto di lavoro passata, un anno dopo. E Giovanni, sai che è successo anche un anno dopo? È diventato addirittura supervisor. Nel 2015 è diventato Brilliant Host of the Month e adesso ricopre una carica di coordinamento, quindi a livello manageriale, è contento, ha un aumento di stipendio notevole ed è felice. E soprattutto ha trovato il lavoro che piace, è indipendente finanziariamente, si è preso casa, è contento e fa carriera dentro il prestigiosissimo Marriott. Siamo nell'epoca di internet. Cosa facciamo noi concretamente, praticamente, per voi ragazzi, per farvi crescere e per farvi assumere velocissimamente? Innanzitutto il colloquio Skype, che è diventato uno standard nel mondo del lavoro, perché se il valutatore sta passando a questa in Italia, vi collegate con Skype, ci sono delle tecniche per parlare. Nel pacchetto sono comprese due consulenze Skype, quindi vi confrontate con un valutatore, abbiamo fatto un accordo con dei valutatori di Accenture Polonia che vi valutano, la prima volta vedono i vostri errori, la seconda volta vedono i vostri progressi e la terza volta è il colloquio vero per l'assunzione. Che cosa vi offriamo in più ancora? L'ottimizzazione del vostro profilo LinkedIn. Ce l'avete il profilo LinkedIn? Quanti di voi ne hanno uno? Perfetto. Master Europei comprende nella sua offerta anche l'ottimizzazione di questo profilo, perché nell'epoca di internet significa che molte corporation, molte aziende vengono ad acciuffare voi, non siete voi a ricercare il datore di lavoro. Ed è quello che è proprio successo a Cristina, che è stata presa da Coca-Cola, quindi lavora felicemente per questa grande... Prima lavorava ad Accenture, ha confezionato con un consulente il suo profilo e Coca-Cola è andata a cercarla, guadagna di più, c'ha più flessibilità di lavoro, è contentissima. È un'altra possibilità che Master Europea metta questa... Terza misura che poi incarna il nostro credo, la nostra cultura. Il vero ufficio stage, ragazzi, siete voi. 1000 euro io li do
all'ufficio stage oppure li do a voi, a condizione che entro 8 mesi dall'inizio dello stage riuscite a farvi assumere e vi venisco a dare da voi, a tutti voi. Questa è la misura principe. I master europei dice cioè, fino a 1000 euro se entro 8 mesi mettete in condizione di farvi assumere. Quindi se decidete di fare lo stage dell'ente pubblico è sicuro che non venite assunti. Se volete fare lo stage da vostro fratello è sicuro, ok?